parlo a nome del gruppo San Genesio Futura come consigliere capogruppo. Ovviamente noi siamo molto affranti di quello che è accaduto. Purtroppo era nell'aria, nel senso che noi è 2 anni da quando abbiamo iniziato la nostra consigliatura che denunciamo le malefatte su questa struttura, sugli affidamenti diretti, su come è stata assegnata la progettazione, su come sono state assegnate le opere realizzate dalla ditta Maiorino, indagata e dalla quale abbiamo preso dai giornali dei fatti che mai e poi mai avremmo pensato di sentire, anche perché io rivesto il doppio ruolo in questo caso, sia politico ma anche di mamma e rappresentante classe di due classi, terza A e quinta A primaria. Mai e poi mai, se avessi immaginato, sapevo che la scuola non aveva tutte le condizioni per essere riaperta a settembre, ma mai e poi mai avrei potuto immaginare una situazione di questo tipo. Le mie figlie non sarebbero ancora a San Genesio, non sarebbero state 2 mesi a San Genesio in una scuola che ha queste carenze strutturali e oggi sarebbero state assegnate a un diverso plesso. La dirigente ci è venuta incontro, fortunatamente nell'arco di 3 giorni siamo riusciti a riprendere, le lezioni a tempo corretto per quello che è il nostro regolamento orario MIUR, e ovviamente mancano tutti i servizi comunali che inizieranno per quanto riguarda il trasporto da lunedì con gravissime difficoltà per talune famiglie che sono impossibilitate a raggiungere i punti di raccordo. Tutte queste questioni debbono essere sviluppate, trattate dal sindaco e dagli assessori competenti in sede di consiglio comunale come richiesto dai genitori con urgenza e ad oggi ancora non fissato. Per cui l'amministrazione di San Genesio si deve dare una mossa, o fa qualcosa o ci spiega che cosa ha fatto e quali sono le ragioni perché siamo a questo punto, oppure facciano le valigie e se ne tornino tutti a casa.